progetto della casa del volontariato di Pordenone che nascerà brevissimo. Co-housing che cosa vuol dire? Vuol dire vivere assieme. Vivere assieme in tantissime forme e con tantissimi tipi di utenze. Possono essere i giovani che si organizzano, si comprano delle case assieme, vicine, per condividere gli spazi, per far giocare i bambini nello stesso cortile. Può essere anche una forma che è utilizzata dagli anziani, si organizzano, hanno un'unica badante, un unico servizio di lavanderia o quant'altro per stare assieme. Ma anche persone che hanno diversi disagi, quindi è un dire organizziamoci, mettiamoci assieme, viviamo nello stesso ambiente, condividendo esperienze, condividendo spazi, condividendo tutta quella che è l'organizzazione del vivere quotidiano. È una cosa nata tanti anni fa anche nei paesi del nord Europa e adesso sta prendendo largamente piede anche in Italia. Questo è l'obiettivo che noi vogliamo perseguire nei prossimi mesi, cioè quello di informare su quali possono essere le soluzioni di co-housing già presenti e di consigliare come eventualmente iniziare un'esperienza di co-housing anche nella provincia di Pordenone. Ci sono già delle realtà che lo stanno facendo, da questi stiamo imparando, ci stiamo confrontando, sono coinvolti le amministrazioni, sono coinvolte le cooperative di servizio, tantissimi operatori che ci possono dare una mano per questo grande obiettivo, cioè vivere assieme, vivere meglio assieme e condividere spazi ed esperienze.